Eccoci qua e benvenuti a una nuova lezione. Oggi vediamo il macaron. Il macaron è uno tra i miei dolcetti preferiti. Un macaron ormai lo conoscono tutti, è un pasticcino, dicono il più difficile da fare in assoluto, ma come tutte le cose è difficile fin quando non conosci il metodo e fin quando non hai padronanza di quello specifico prodotto. Quindi non è difficile il macaron, è che bisogna sapere i vari passaggi, bisogna sapere le cose, ovviamente la ricetta bisogna avere quella giusta, io vi do quella giusta, quindi non potete sbagliare. Però non è facile. Come possiamo dire, come il bignè, no? Il bignè, ad esempio, anche se vi do la ricetta giusta, ma il bignè potrebbe cambiare leggermente l'idratazione, bisogna vedere quanto cuoci il pastellino. Ecco, qui la stessa cosa, bisogna vedere quanto smonti l'impasto, bisogna vedere se lo cuoci giusto, se il cruttaggio, il tempo di attesa lo fai giusto, quindi c'è tante cose da vedere, ok? Prima cosa, il macaron, immaginatelo diviso in due la ricetta. Una parte facciamo la meringa a 118 gradi, c'è chi la fa a 121, io vi consiglio 118, 118 un po' meno dura, un po' più fluida, vi vengono i macaron sicuramente, diciamo, nella fase del macaronage si smonta con più facilità. Quindi meringa a 118, e l'altra parte zucchero a velo, farina di mandorle e albume, quindi si fa una crema di mandorle e una meringa. La meringa la montiamo in planetaria e la uniamo alla crema di mandorle facendo smontare il composto, a differenza del pan di Spagna che non dobbiamo far smontare il composto, qui invece dobbiamo proprio smontarlo, si chiama macaronage. E dopo vi spiego dopo il resto. Quindi, prima di tutto, stessa quantità di farina di mandorle per stessa quantità di zucchero a velo. Importante, farina di mandorle, se avete dei fornitori che hanno una farina di mandorle super fina, meglio ancora, altrimenti dateci un colpo di cutter, perché più la farina di mandorle è sottile, più vi verrà liscio il macaron, in superficie vi formerà molto meno puntini, diciamo, questi puntini a farina di mandorle. Purtroppo in commercio, soprattutto per uso domestico, i sacchettini di farina di mandorle, non tutti, ma alcuni, sono talmente grandi dentro che ci sono i granelli. E i granelli non vanno bene perché dopo il macaron è tutto puntinato. Quindi, io ad esempio sono stato in Francia, e in Francia ci sono addirittura aziende che fanno il TPT pronto, il tanto per tanto, però fanno una miscela talmente fine che il macaron viene perfetto sopra, ok? Quindi, vi consiglio di miscelare farina di mandorle e zucchero a velo, ma se la farina di mandorle è troppo grossa ci date due o tre colpi di cutter e la fate più fine fine. Potete farlo anche con tutto lo zucchero a velo, eh? Quindi tanto per tanto, farina di mandorle più zucchero a velo, miscelate con una frusta. Mi raccomando, toccatela, se è troppo grande, catterizzatela, perché dopo non vi viene bello, ok? Non vi viene una bella superficie. Già questa non è ottimale, cioè non è proprio quella finezza ottimale, però sicuramente va bene. Albume crudo. E qui facciamo la crema di mandorle, cioè misceliamo semplicemente l'albume con lo zucchero a velo e la farina di mandorle. E facciamo una crema. Perfetto, abbiamo fatto una crema di mandorle. Crema di mandorle fatta. Procediamo adesso con lo sciroppo. Quindi mettiamo acqua nel pentolino.
prima l'acqua e non lo zucchero. Se mettete prima lo zucchero, caramella, vi fa il caramello. Zucchero. Albume in macchina. L'albume vi consiglio, non l'albume quello in briche pastorizzato, che a volte non montano bene. Uova fresche, anche fresche invecchiate di 2-3 giorni va bene, cioè in frigorifero l'albume magari aperto a 2-3 giorni non è un problema, ma non vi consiglio l'uovo in brick. Quindi chiudiamo e facciamo partire lo sciroppo. Intanto magari rompiamo un attimo il gel dell'albume, giusto un secondo. Ok, ho rotto solamente il gel, così già inizia un attimo a schiumare. Perfetto. Appena questo sciroppo arriva a 115, facciamo schiumare bene gli albumi. Mi raccomando, non tenetelo troppo in basso, se no vi misura la temperatura sbagliata. Perfetto. Azioniamo la macchina. Colorante giallo limone, perché li voglio fare gialli. Spegniamo. L'albume qui è schiumato e mettiamo lo sciroppo dentro una volta, mescoliamo. Abbassiamo e mettiamo tutto. Ecco, il colorante l'ho messo nello sciroppo, ma voi potete metterlo anche nella crema di mandorle, solo che nello sciroppo, se volete fare monocolore, ce l'avete già la meringa gialla e viene tutto più facile. Se invece volete fare la base bianca e poi colorate i macaroni uno per uno, lo potete fare. Cioè ogni impastino, del colore che volete. Partiamo fino a quadruplico. Perfetto, vedete che bella massa stabile? Così, deve essere bella stabile in questo modo qua. E allora la possiamo iniziare la fase del macaronage, cioè mettiamo la meringa all'interno della crema di mandorle. Ecco, una cosa importante, voi il colorante lo potete mettere anche qua. Io l'ho messo qui perché almeno lo miscela la macchina e siccome devo fare monocolore mi conviene metterlo qui. Ma se voi fate la meringa bianca, questo lo lasciate neutro, poi dividete l'impasto in tante ciotoline e li colorate una per una, ok? Io vi sto facendo vedere semplicemente il metodo per fare un colore. Tra l'altro il colorante io l'ho messo nello sciroppo quando era già caldo, ma voi mettetelo quando è ancora freddo, diciamo, perché io poi parlando così l'ho messo un po' dopo, ma potete metterlo anche subito, senza problemi. E quindi parte la fase del macaronage. Abbiamo la nostra meringa, ok? Meringa colorata, rossa, verde, gialla, blu, tutti i colori che volete. Il colore sarà indicativo del gusto che poi voi lo farcite. In questo caso facciamo una ganache al limone e quindi facciamo un colore giallo, ok? Ma se questo qui era alla ganache alla fragola o lampone, questo lo facevate rosso, ok? Quindi il guscio
lo fate del colore che volete voi. Potete fare anche gusti un po' più particolari, eh? Ho visto in Francia viola, azzurrini, molto belli. Ok, mettete dentro il composto. In questo caso, a differenza del pan di Spagna, non dovete incorporare dal basso verso l'alto senza smontare il composto, ma proprio il contrario, voi dovete smontare il composto. Quindi prima unite la massa, ok? In questo modo qua. Una volta che l'avete unita, ecco, non mettetelo tutto insieme, lo mettiamo sempre un po' alla volta. Mettiamo tutta la meringa. Facciamo proprio macaronage, cioè, se noi adesso vi faccio vedere una cosa. Innanzitutto un po' di energia e misceliamo. Se voi adesso guardate il composto, è abbastanza fluido, no? Però rimane ancora il segno. Se voi lo colate in questo modo, col sac à poche, vi viene la puntina, cioè, faccio vedere, voi vedete, colate e vi rimane il segno, cioè il macaron dopo non si siede bene, quindi vi viene un po' tutto, come posso dire, o rimane la punta o rimane troppo duro, ok? E allora smontiamo ancora. Andiamo a verificare la consistenza. Colante. Però ancora, vedete che va giù, si siede, ma ancora lo smonterei leggermente. Ok. Andiamo a verificare. Adesso vedete che quando scende si siede e il segno piano piano va via, ok? Questa è la giusta consistenza. Deve colare e si deve togliere il segnale, altrimenti vi rimane lo spuntone. Perfetto. Questa è la giusta consistenza del macaron. No troppo fluido, no troppo denso. Sac à poche con bocchetta numero 8. Mettiamo il composto. Ok, sac à poche, bocchetta numero 8. Andiamo a fare i macaron. Mettete sotto una spugnetta per non far muovere le teglie. Allora, qui li potete fare piccolini, ad esempio minuscoli per fare una decorazione intorno a una monoporzione. Normali, diciamo diametro classico, oppure più grandi, o potete fare delle mono, quindi voi dressate la quantità che vi serve. Ora facciamo dei macaron più o meno standard, ecco. Ne dressate una parte, così. E prima di andare avanti vi fermate. E vediamo, la puntina scende? Osservateli, eh. Vedete che la punta scompare. Si siede un po'. Perfetto. Questa è la giusta consistenza. Se vi lascia la punta, prendete di nuovo il composto e lo smontate ancora un po'. Se invece voi li dressate e si smostrano tutti, avete esagerato e lì non lo recuperate quasi più, diciamo. Potete fare un'altra meringa e incorporarla dentro, però in linea di massima state un po' più attenti, cioè smontatelo ma non esagerate. Così è perfetto. E allora andiamo e li facciamo tutti. Questo è uno dei dolci miei preferiti a livello estetico. Poi è bello farli di tutti i colori, con varie ganache, farciture. Avete il mio ricettario, quindi potete sbizzarrirvi.
Tappetino lo facciamo un po' più dritto, se no, ecco, così. Se non avete questi tappetini che vi danno un po' il segnale, carta da forno va benissimo, l'ho sempre fatti lì. Ne ho fatti tonnellate di questi macaron. C'era stato un periodo della mia vita che ero talmente appassionato che li facevo tutti i giorni. Allora, vedete? Questo è proprio fatto bene, ok? Adesso io procedo e ne faccio altri per finire tutta la massa. L'importante è che voi vedete che si siede così. Adesso parte, quindi la prima fase, macaronage, dove smontiamo la massa. Seconda fase, croutage, cioè facciamo fare la pelle. Ci sono maestri che insegnano che li infornate subito. Io vi dico per esperienza personale, se voi fate questo, c'è la probabilità altissima che si spaccano tutti in superficie. Quindi aspettate fino a quando. Voi li toccate con le dita e non appiccicano più alla mano. Se appiccicano, aspettate ancora. Il tempo è variabile. Può durare 45 minuti, un'ora, già fatto la pelle e andate in forno. 2, 3, 4 ore. Dipende dall'umidità della farina di mandorle, dall'umidità dell'ambiente, dipende da tanti fattori. Quindi io vi consiglio minimo un'ora, anche due, anche tre se ce n'è bisogno. L'importante è che quando ha fatto la pelle, ok, lo toccate e non appiccica più le dita. Minimo 45 minuti, un'oretta. Meglio due, diciamo tre è anche un po' tanto, però se ce n'è bisogno lasciateli 3 ore a temperatura ambiente, ok? Quando hanno fatto la pelle li inforniamo, ok? Perfetto, quindi adesso io procedo con gli altri e partiamo con la ganache al limone. Perfetto, una volta fatti i macaron partiamo con la, in questo caso, ganache alla frutta, in questo caso al limone, ma può essere purea di fragole, di lamponi, di passion fruit. Quando trovate sempre un succo di limone in ricetta o di fragola può essere sostituito. Ovviamente se è una purea di lampone un po' più densa andrebbe un po' più di quantità, se è purea di limone, succo di limone più liquido, insomma. Però in linea generale questo è il concetto di base, questa è una ganache alla frutta. Cioccolato bianco, succo di limone che lo scaldiamo in microonde e lo portiamo a bollore, burro in mantecazione. Portiamo a bollore, uniamo nel cioccolato, fondiamo, mettiamo il burro e facciamo una ganache. Frigorifero, meno 4 ore, meglio tutta la notte. La prendiamo e facciamo i nostri macaron. Scaldiamo il succo di limone. Perfetto, succo di limone bollente, potete farlo anche in un pentolino, eh. Io adesso l'ho fatto qui in microonde per far prima. Il microonde è veramente comodo se una persona vuole fare presto. Ok, sciogliamo prima un pochettino il cioccolato che lo mandiamo in temperatura. Perfetto. Mettiamo la noce di burro. Mantechiamo. Questa è una ganache molto buona, molto fresca, anche al passion fruit li potete fare. Se usate la ricetta della crema al burro potete farli, crema al burro alla vaniglia, se mettete la pasta di nocciola alla nocciola, se mettete la pasta di pistacchio al pistacchio. Ok. Una volta che avete frullato molto bene questa massa, pellicola, frigorifero, meglio tutta la notte. L'indomani li farciamo. Ovviamente per tempistica, in questo caso, appena la fase, questa fase che stanno facendo i macaron, si chiama croutage, cioè la pellicina, deve fare la pellicina, si chiama croutage. Una volta che ha fatto il croutage, li cuociamo in forno. Questa qui, se è già fredda, la utilizzo, però sarebbe meglio tutta la notte.
Importante, la cottura dei macaron, una volta fatta la pelle, io li metterò in forno a 140 gradi, 15-18 minuti. Il macaron si alzerà un po', formerà la calotta, uscirà un po' l'impasto dal bordo, poi si salda e fa la coroncina. Se avete un forno statico anche a 150-160 gradi, sempre un 15-18 minuti. Se avete un forno ventilato, 140 gradi, 15-18 minuti. Quindi ci vediamo dopo con i nostri macaron. Perfetto, eccoci qua. I nostri macaron sono asciugati, cioè hanno fatto la pelle. Voi ne toccate uno, se non appiccica le dita è pronto. Però mi raccomando, non vi fate ingannare, perché magari anche dopo mezz'ora lo toccate e non appiccica più tanto. Deve proprio non appiccicare il dito. Voi lo toccate e non devono appiccicare, ok? È importante. In questo caso un'ora e mezza di riposo. Ci può volere due, massimo tre. Generalmente in un'oretta già si possono infornare. Fanno questa pelle. Allora, la cottura cosa succede quindi? Fa la pelle. Adesso in cottura il calore spinge, no? Come una mongolfiera. Lui si gonfia ma rimane piatto perché ovviamente ha fatto la pelle. Se non fa la pelle è molto probabile che si crepano tutti in forno, ok? Quindi ci saranno maestri che vi dicono appena fatti cuoceteli, io vi dico c'è una grande possibilità che si crepano tutti e dopo un lavoro del genere rovinarli tutti non mi sembra il caso. Quindi aspettiamo, faccia la pelle, questo qua si gonfia e diventa liscio, ok? L'impasto cosa succede? Siccome la calotta sale, l'impasto crudo tenta di uscire, poi si solidifica, va in salda e forma la coroncina. Quindi si bomba, diventa piatto e intorno forma la classica coroncina che abbiamo tutti caratteristica, che abbiamo tutti in mente la caratteristica del macaron, che ha quella coroncina tutto intorno. Quindi andiamo in forno, forno 140 gradi, 18, dai 15 ai 18 minuti per un forno ventilato, 150-160 per uno statico. Attenzione, perché se voi mi fate una cottura 160 e non ventilato, che in camera poi in verità ce n'è 170-180, cosa succede? Che voi perdete il colore. Quindi cottura un po' più bassa di temperatura, 140, anche 135, l'importante è che rimangano, perché un po' di colore già lo perdono. Quando vai in forno da giallo luminoso diventa giallo un po' meno luminoso. Se voi lo infornate a 160-170 questi diventano giallo scuro, ok? Quindi 140, 18 minuti ventilato, 150-160 per uno statico, sempre 18 minuti. Andiamo in forno e ci vediamo dopo. Perfetto, i nostri macaron hanno cotto, guardate che belli. È importante che siano lisci in superficie, devo vedere anche questa, così, ok? Devono essere lisci in superficie, quindi 18 minuti, 140 gradi. Il colore l'hanno mantenuto abbastanza bene, se voi alzate la temperatura un pochettino lo perdono. Poi, una volta freddi, si devono staccare così, pulito, ok? Se per caso vi rimane sotto molto appiccicato e si rompe tutto, vuol dire che è crudo. Quindi, aprite il forno tra il 15° e il 18° minuto, se vedete che li staccate facilmente, sono cotti. Se ancora li togliete dalla... diciamo dal silpat ed è tutto crudo, l'impasto appiccicoso sul silpat, vuol dire che è ancora crudo, ok? Quindi deve venire via abbastanza facilmente, ok? In questo modo qua. Perfetto. La forma è venuta benissimo, sono venuti benissimo, lisci. Ora, li farciamo come? Li farciamo, in questo caso ho preparato la ganache al limone, che può essere cambiata con frutto della passione, fragola, lampone, andrebbe un attimino un po' più di composto perché il lampone è molto denso, e l'abbiamo messa in frigorifero. Ora, almeno 4 ore e ce l'avete già cremosa. Se la lasciate tutta la notte in frigo è più densa, quindi magari la tirate fuori, la lavorate un attimo con un cucchiaio, la lisciate o in planetaria con foglia e la mettete all'interno di un sac à poche. Semplicemente andiamo, faccio vedere uno, mettiamo il macaron sotto, dressiamo una diciamo generosa quantità di crema,
se fate fatica, ecco qua, così. E poi mettete sopra la crema così. Faccio vedere un altro. Se la crema vi risulta un po' durina, la tenete a temperatura ambiente. Mettete la ganache, chiudete e voilà, macaron perfetto. Allora, tendenzialmente la crema non deve uscire dal limite, deve rimanere dentro la coroncina. Questa è l'indicazione di massima da seguire. Quindi andiamo a farcirli tutti. Quindi semplicemente questi li girate, così. Se sentite che sono un po' al limite sotto, che magari, esatto, così, siete sicuri che non si appiccica, perché se li cuocete in maniera perfetta vengono via, però magari sono ancora leggermente umidini, perché ovviamente questi sono appena fatti, magari una spatolina per non rovinarli, fate prima. Ok, così. Una volta che avete fatto questo lavoro qua, andiamo con la ganache. Potete andare o in centro così, bella generosa, e poi ci mettete l'altro macaron sopra, oppure andate a giro così, sceglietene uno che sia simile a quell'altro e vedete, schiacciate, e questi sono i vostri macaron. Così spostiamo un po'. Ecco, la temperatura della ganache è importante che sia cremosa e stabilizzata, è l'ideale. Andiamo a mettere sopra il nostro macaron, così. Ecco, vi consiglio di usare due mani, perché se voi lo schiacciate così c'è il rischio che poi sotto magari lo rompete, eh. Cioè magari li appoggiate tutti, però poi vi consiglio di usare due mani, così. La caratteristica principale del macaron è proprio la coroncina, sopra liscio e a fianco la coroncina. Perfetto, i nostri macaron sono usciti bellissimi. Quando fate i macaron, mi raccomando, fatene sempre un po' di più. Ne fate un po' di più, li tenete come gusci da mettere intorno alle torte moderne, che sono molto belli. Io dico sempre, se li fate, li potete fare neutri, policolorate, oppure se li fate monocromatici come questo colore qua giallo, li tenete se avete una torta, ad esempio al limone, una torta moderna glassata, li mettete attorno. Il macaron è molto importante, adesso cosa si fa? Si prende, si mette in frigo tutta la notte, perché questa meringa qua deve... Adesso è troppo dura, ok? Non è buona così. La ganache, che ovviamente ha l'acqua del succo di limone, va a bagnare il macaron, diventa un tutt'uno e in bocca sarà una delizia. Così sarà troppo croccante la shell, il guscio,
e sarà troppo morbida la ganache, quindi mettendolo in frigo tutta la notte risulta spettacolare. E si mangia il giorno dopo, in modo tale che viene bagnato. Però li potete anche congelare. O se avete fretta li potete congelare subito, però sarebbe meglio un fermo di frigo in frigorifero, ok? E poi abbattitore e congelatore, e si mantengono tantissimo. Quando vi servono li prendete al congelatore e li mettete in vetrina. Se siete degli amatoriali invece li fate, li tenete in frigo, vi durano in frigo tantissimo, diventano umidi e si sciolgono in bocca. Sono veramente una delizia. Guardate, questo è un gioiellino, è veramente un gioiellino come dolce. Quindi, macaron con l'altro impasto, invece quello che mi è avanzato un pochettino. Dopo magari faccio una lezione, facciamo vedere una monoporzione, facciamo macaron semplicemente un po' più grande. E poi magari facciamo una crema leggera, mettiamo dentro una gelée, qualcosa per fare una monoporzione di macaron, ok? Quindi gusci vuoti per le torte, macaron da mangiare così come per di solito si servono per il tè, ecco, un tè fine ed elegante, un bel macaron al cioccolato, al lampone, alla fragola, al limone, insomma quello che volete. E la lezione sul macaron è terminata. Quindi, macaron è terminato. Ci vediamo per la foto finale e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!